Ciao amici, sono Panino Tiumbo e oggi siamo su Grandpa Mask Granny Neighbor, che io per semplicità dirò Grandpa Mask, un gioco molto particolare, molto simile a Granny, in cui i nonni avranno una maschera particolare e proprio quella maschera li renderà strani. Noi dobbiamo riuscire a vincere, a scappare da questa casa senza farci prendere. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate davvero tantissimi like, facciamo esplodere il numero dei like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere inseriti alla lista dei saluti del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta e poi Panino salutami. Vi ricordo che la lista dei saluti si trova alla fine del video, quando il video sta per finire c'è questa lista. Inoltre io vi ricordo che faccio un video al giorno su questo canale, quindi ogni giorno alle 14:05 esce sempre fuori un nuovo video. E ora direi di partire, direi di cominciare. Mamma mia, non c'è neanche il suono in questo gioco, o almeno qua. Nella schermata iniziale, guardate qua, ci sono tutti e due i nonni con la maschera. Va bene, dai, direi di partire. Cominciamo, vediamo questi nuovi nonni. Sono molto particolari, devo fare molta attenzione. Ah, anche qua 5 vite. Beh, però a differenza degli altri giochi di Granny che abbiamo visto, qua abbiamo la possibilità di salvare la partita. Quindi comunque in qualche modo, se noi non vogliamo più proseguire col gioco, possiamo fermarci. Ho sentito un rumore strano. Possiamo fermarci e riprendere un altro giorno. Qua c'è un armadio, vediamo qua. Ho sentito delle chiavi. Sì, delle porte, volevo dire. Quella porta è chiusa a chiave. Come si fa ad entrare? Come faccio ad entrare? Qua c'è una finestra. Non posso uscire dalla finestra? No, non posso uscire. Alzo soltanto un po' qua la sensibilità perché faccio un po' fatica. Ok, applica, continua. Ok, ora va molto meglio. Qua c'è una chiave, devo trovare una chiave per aprire quella porta. Qua dentro niente. Niente, vediamo di qua. Neanche. E se devo far rumore? Non so, fare rumore qua e aspettare che qualcuno venga ad aprirmi la porta. Proviamo. Nascondiamoci qua. Ah, perfetto, perfetto. Per fortuna possiamo nasconderci anche sotto il letto. Meno male. In realtà non me lo sarei aspettato, però dal momento che è un gioco molto simile a Granny e un fan game di Granny, un po' c'era da aspettarselo, guardatelo là. Uè, ciao, quello è il nonno con la maschera. Nonno maschera, cosa ti ha fatto quella maschera? Come ti ha ridotto quella maschera? Ok, vediamo qua subito se c'è qualcosa qua di lato. Ci sono dei libri, va bene. Qua invece proviamo a vedere. Vediamo qua invece c'è una porta, vediamo qui che cosa c'è. Andiamo nella cantina della casa. Voilà, eccoci nella cantina. Qua c'è una porta da aprire. Mi serve un lucchetto e mi serve anche qualcosa per togliere le travi. Invece qua, qui c'è una porta. Voilà, c'è qualcosa, c'è qualcuno. È un po' buio questo gioco, ad essere sincero. Non c'è niente, sono sceso per nulla. C'è una tazza. E qui cosa vengono a fare? Vengono a far colazione. Uè, nonno maschera, vieni qua, vieni qua. Ora io devo salire, devo fare attenzione a non farmi vedere. Vediamo, vediamo. Ok, non è di qua. Nonno maschera non è da questa parte, perfetto. Vediamo di qua. Allora, qua c'è la porta per uscire, sicuramente. Eccolo là. Ciao, nonno maschera. Ora ho fatto rumore. Vediamo cosa succede. Oh mamma mia, questo mi ha visto, questo mi ha visto. Ciao, ciao, ciao. No! Cosa? Pure il pavimento che si rompe. Alzati, alzati da qua. No, sono rimasto bloccato. Come faccio ad alzarmi? Mamma mia, non potevo neanche più alzarmi. Ok. Oh, no, 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 no. Ciao, nonno, nonno maschera. Mamma mia, ci mancava soltanto il nonno con la mascherina che mi rincorre. Quando mai mi capiterà una roba del genere? Ciao. Oh, vediamo se riesco. Ce l'ho fatta, perfetto. Ho evitato il nonno maschera. Voilà. Ok, saliamo di sopra, veloci, veloci. Oppla. Quindi devo ricordarmi che là si rompe il pavimento. Non ci devo andare per nessun motivo. Qua che cosa c'è? Non trovo nulla. Un armadio. Qua? Niente. Vediamo da questa parte. Un frigorifero. Si può aprire. Ma non c'è niente. Non sto trovando niente. Ok, gli armadi che passano attraverso i frigoriferi. Questo mi mancava. E vediamo qua dentro. Una chiave. Cosa ci faccio con questa chiave? Ciao, ciao. Posso nascondermi qua? Perfetto, mi sono nascosto. Mi sono nascosto, però forse lui mi ha visto. Oh, mamma mia, come mi ha preso! Mamma mia, pensavo di essermi nascosto bene, invece mi ha visto. No! E come facevo ad evitarlo? Come facevo?
Vabbè, la porta qui è aperta, quindi fortunatamente posso andare di qua. Vado a recuperare quella chiave, ma mi sa che la recupererò un altro giorno, perché c'è già qua il nonno maschera che mi ha visto. Proviamo a fare il trucco di prima. Quindi lo aspettiamo. Nonno maschera, vieni qua. Perfetto, lo aspettiamo qua. Lo aggiriamo come abbiamo fatto prima. Andiamo da questo lato, voilà! Perfetto, lo aspettiamo qui dentro. Dove è finito? No! Non è più venuto! No, è risalito! Ma dai, nonno maschera, io ti aspettavo! Ciao! Si è girato all'ultimo! Si è girato all'ultimo! Sì, ma ora vieni però! Che senso ha aspettarti se poi non vieni? Dai, su, nonno, non mi deludere così! Non mi puoi deludere! Perfetto, ciao, ciao, ciao! Via! Verso la libertà! Verso il piano superiore! Ora però quella chiave cosa mi apre? Cosa ci faccio io con quella chiave? Non ne ho la più pallida idea. Io non so proprio cosa devo fare in questo gioco. Cioè, di solito io cerco un po' di informarmi prima di fare, però questa volta voglio proprio andare libero così, senza niente. Devo proprio conoscere sul momento cosa bisogna fare. Proviamo a vedere qua che cosa c'è. Un lucchetto, posso aprirlo con questo? No. Questa chiave non apre quel lucchetto. Qua invece vediamo. Libri, tanti libri. Dei cassetti però. Apri qua, niente, niente e niente. E quindi che ci faccio con sta chiave? Cosa ci devo fare? Andiamo qua, vediamo. Boh, qua dentro si può aprire con questo? No! Forse devo aprire questo lucchetto. Proviamo a vedere, neanche. No, non mi apre quel lucchetto. Peccato, peccato. Qui invece, qui c'è qualcosa da fare. Boh, cos'è sta roba? Ah, ho fatto un qualcosa. Si è aperto qua una stanza segreta, un'altra chiave. E tutte ste chiavi, cosa ci faccio io con tutte quante queste chiavi? Allora, il nonno con la maschera però è sceso, sicuramente. È sceso perché io qua non lo vedo. Quindi devo aspettare che lui risalga. Infatti è qua. Provo ad aggirarlo qua, vediamo se riesco. Nonno maschera, vieni qua. Sì, perfetto, ce la faccio, ce la faccio. Voilà! Vediamo se posso aprire con questa chiave la porta che sta di sotto. Proviamo a vedere. Così, per curiosità. Poi c'è anche quell'altra chiave. Ma cosa ci faccio con quella chiave? Ah, forse ci posso aprire l'armadio. Ok, sì. Ci ho aperto praticamente di là la porta. Però mi manca qualcosa per togliere le assi di legno. Dai, che qualcosa la stiamo facendo perfettamente. Ciao, wow, perfetto. Ora saliamo di sopra, proviamo a prendere quell'altra chiave che abbiamo visto nella stanza segreta e proviamo ad aprire quell'armadio. Magari dentro l'armadio c'è qualcosa di utile. Ok, chiave presa e ora ce ne andiamo verso l'armadio. Vai, 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 veloce, veloce. Nonno maschera non è risalito, quindi possiamo andare qua e andiamo ad aprire l'armadio. Oppla! Ok, sì, l'armadio si apre, perfetto. Un martello. Oppla! E con questo martello penso che forse io possa togliere le assi di legno. Proviamo a vedere. Nonno maschera non è di qua. Sì, perfetto. Ok, mi manca soltanto più una chiave. Forse so dove si può trovare. Aspettiamolo. Forse si trova nel piano inferiore, dietro quella porta chiusa con le travi. Ok, vieni qua, nonno, vieni qua. Che ora facciamo il giro di qua? No, cosa? No, via, 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 no! Mi ha preso di lato, mi ha preso di lato, dai, su! Però forse siamo arrivati quasi alla fine, devo raccogliere lì il martello che mi ha fatto cadere. Ma dai, nonno maschera, mi ha fatto cadere il martello, non dovevi farlo! Ok, il martello è qua, scendiamo velocemente. E forse dovrebbe esserci la chiave per l'uscita. O almeno lo spero. Lo spero vivamente. Allora andiamo qua. Togliamo le assi di legno. Su, togli, togli. Togli anche questa. E togli anche quest'altra. Apriamo qua. Allora, apri qua i mobili. Vediamo. Qua dentro. Un cacciavite. E cosa ci faccio col cacciavite? Ora però ho fatto rumore. Quindi mi conviene aspettare che il nonno maschera scenda di sotto. Il nonnino con la mascherina. Eccolo là, infatti, vieni qua. Però forse lui ha già capito le mie mosse. Forse le ha già capite. Eccolo là, infatti. E ora ti sei sbrigato a vedermi. E ora ti sei sbrigato. Andiamo qua velocissimamente. Che
facciamo il trucco di prima, sperando che lui stavolta mi faccia girare come prima. Ok, vieni qua, vieni qua. Perfetto. Facciamolo andare di qua. Voilà! Perfetto! Dai, che forse ce l'abbiamo fatta. Io con sto cacciavite cosa ci faccio però? Cosa ci posso fare io col cacciavite? Non ne ho idea. Ah, forse qua dentro. Sì, uso qua, qua. Mamma mia, sti chiodi messi così. E qua che cosa c'è? La chiave! Forse la chiave d'uscita! Su, su. Apri la porta, ce ne andiamo via e vai! E questa da dove è sbucata? Da dove è uscita fuori questa? Da dove è venuta? E ora cosa sta succedendo? Che succede? 5 vite! Ma come? Ma che è successo? Cioè, mi trovo proprio in un'altra location, in un altro luogo. Ma che posto è questo? Dove mi trovo? Ma dai! Qua mi sento delle porte aprire. Ciao! Sì, qua adesso devo mettere pure un codice. Devo fare qualcosa. Dove mi trovo? Che posto è mai questo? Sì, io qua sento delle porte. Da dove viene? Poi qua è tutto buio, è buia sta casa. Qua dentro c'è qualcosa. Allora, facciamo un recap. Mi nascondo un attimo, così proviamo un po' a capire. Allora, io mi trovavo dentro una casa dove c'era il nonno con la maschera che mi inseguiva. Cos'è sta roba? Cos'è? Perché mi trovo sti piedi camminare verso di me? Non ne voglio sapere, non lo voglio sapere. Mi trovavo dentro la casa del nonno con la maschera. Sono riuscito a fare le varie cose, sono riuscito a scappare, ho tolto tutti i lucchetti dalla porta, le travi di legno, il lucchetto, sono andato da un'altra parte e mi sono ritrovato un'altra no la nonna con la maschera. Quindi qua adesso c'è la nonna con la maschera che sta camminando qua e non posso uscire perché appena io esco lei mi prende. Ci vogliamo scommettere? Me ne vado subito via! Eccola là. Ma non era qua! Eccola lì, guardate! La nonna con la maschera è qua! Ciao nonna, e qua cosa devo fare? Cosa devo fare? È tutto nuovo, cioè la struttura è la stessa. Però qui c'è la nonna con la maschera che non è che mi fido più di tanto. Va bene, ciao! Dove posso nascondermi qua? Che è sto posto? Un frigorifero! Tutto vuoto! Hanno tutti questi bei mobili, però li tengono vuoti perché? Ciao nonna, tutto bene? È lì che mi fissa? Tutto bene? Hai preparato da mangiare anche per me? No, perché mangio molto volentieri, eh. Non è che mi dispiacerebbe. Anche perché qua la cucina sembra fatta, eh. Complimenti, nonna, complimenti. Guarda, ti sto facendo i complimenti. Quindi, proprio per questo dovresti lasciarmi stare, no? Non dite? Non è che la nonna dovrebbe farmi andare via? Ciao, nonna. Ciao, vai, via, via. Scappiamocene, non so dove, ma me ne devo scappare. Proviamo a vedere nel piano inferiore. Qua c'è sempre il pavimento che si rompe. No, non c'è il pavimento che si rompe. Meglio così. Proviamo a vedere di qua. Si scende. Andiamo nella cantina. Voilà! Perfetto. Ah, qua è molto più grande la cantina. È grande sta cantina. Sì, però è troppo buio sto gioco. Cioè, veramente, è buio. Dovrebbero illuminarli meglio questi giochi. Va bene, dai. Magari questo possiamo farlo in un prossimo video. Mi nascondo qua un attimo. Da come ho capito, questo gioco è suddiviso in due parti. Noi abbiamo fatto la parte 1, quello con il nonno con la maschera. E ora questa sarebbe la parte 2, fuggire dalla nonna con la maschera. Quindi questi nonni mascherati sono un po' particolari, ad essere sincero. Non è che mi piacciono più di tanto. Va bene, dai, direi allora di finire qua questo video. Così questa seconda parte la andiamo a fare in un prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Devo dire che questo come clone di Granny è fatto anche molto bene. Mi piace come l'hanno fatto. Quindi lo promuovo a pieni voti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video. E come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buonanotte. E adesso saluto chi ha chiesto di essere salutato, anche iscritto alla parte del video che più gli è piaciuta. Ciao a tutti! E adesso vi lascio alla lista dei saluti.